Quindi ho fatto partire la registrazione e quindi possiamo partire con eventuali domande da parte vostra, dubbi, chiarimenti sulle video lezioni svolte finora, quelle che vi ho caricato ieri o quelle della settimana prima, di 2 settimane fa, cioè, o anche se avete qualche dubbio sul laboratorio che abbiamo fatto la settimana scorsa, sulle soluzioni magari del laboratorio. Però io partirei con le domande relative alle lezioni, se c'è qualcosa da discutere, qualcosa di poco chiaro, qualcosa da rispiegare, e poi passerei eventualmente alle domande sul laboratorio, una volta che abbiamo esaurito buona parte, se non tutte, le domande di teoria. Quindi adesso mi taccio e parlate o scrivete voi, ecco. E ovviamente se non avete domande, chiudiamo qui questa sessione e andiamo avanti. Ok, allora iniziamo con le domande sul laboratorio, visto che non c'è nessuno che ha domande non sul laboratorio, quindi Alessandro vai pure avanti, cioè fai pure la domanda. Allora, la domanda è, non l'ho ben capito come ti... Oh, aspetta, Andrea, c'è una domanda di Alessandro. Sì, ok. Ho una domanda sul lab, non ho ben capito come utilizzare la funzione setInterval per il punto 3. Qualche dettaglio in più, nel senso che non hai capito dopo averla vista della soluzione, non hai capita senza aver visto la soluzione. In generale, è un problema di set interval, è un problema. Ok, e guardando la soluzione? Ho qualche idea molto confusa. Mi racconti, non so se vuoi accendere il microfono o vuoi continuare a scrivere come vuoi, ma raccontami le tue idee confuse o magari non sono confuse, pensi tu siano confuse e cerchiamo di chiarirle. Mi sembra sia più efficace che non io che ti racconto com'è. Scrivi, sì. Poi mentre scrive, mentre Alessandro sta scrivendo, se c'è qualcuno che ha qualche altra domanda, alzate la mano o mettete un simbolo di qualche tipo, così ci possiamo mettere in coda dopo di lui.
Ok, io intanto, mentre aspettiamo Alessandro che ho visto domani alzate, adesso arriviamo, mentre aspettiamo Alessandro che finisce di scrivere la sua domanda, così magari Mattia ha lo stesso dubbio, io prendo la soluzione e così se c'è bisogno la condivido lo schermo. Allora, Alessandro dice, avevo utilizzato il menu con un do while e uno switch, e quindi va benissimo fino all'esercizio 3, è un modo di fare, il do while o il while possono andare bene per l'esercizio 1 e 2 del laboratorio. Quindi dovrei togliere il do while e mettere send interval? Sì. O solo nel caso in cui l'operazione da fare richieda l'eliminazione devo usarlo? Allora, se tu scrivi in maniera, un programma in maniera sincrona, tradizionale, procedurale, il do while fa il lavoro che deve fare. Dato che già ho scritta questa forte propensione verso l'async, alcuni dei suoi metodi che sono asincroni, come set timeout, per esempio, o come set timeout, per esempio, in quel caso specifico, ma non solo, non funzionano bene con il do while o con i cicli pseudo infiniti come stiamo realizzando noi in questo while. Questo perché essenzialmente, se voi avete già visto la video lezione di ieri, la prima video lezione di ieri, fatemi condividere questo, no? Se voi avete visto già questa, se non l'avete vista, non importa, ecco. Però noi abbiamo visto, no, che JavaScript funziona in questo modo. Allora. Che JavaScript funziona in questo modo, no? Quindi quando voi fate un do while, la call stack viene sempre riempita, perché ovviamente c'è un menu, quindi c'è, non so, l'input alla tastiera, poi c'è di nuovo il menu, poi c'è di nuovo l'input alla tastiera, poi c'è di nuovo il menu, poi c'è di nuovo l'input alla tastiera. Quindi la call stack rimane sempre piena. Questo vuol dire che, dato che la call stack viene sempre piena, gli eventuali timeout, che sono quando scadono, che sono messi poi nella message queue, non vengono mai inseriti nella call stack e non vengono mai eseguiti. Perché? Perché il do while continua a riempire in continuazione la call stack e l'event loop prende le cose dalla message queue, tipo i timer scaduti, solo quando la call stack è vuota. Allora, un while quasi infinito come quello, che per di più ha una parte di lettura dalla tastiera, da input, sincrona e quindi bloccante, è sempre pieno. E quindi questo timer non viene mai eseguito. Verrebbe eseguito nel momento in cui il while si interrompesse. Ma noi interrompiamo il while quando usciamo dal programma nell'esercizio 1. Quindi interrompendo il while, se noi interrompessimo quel while e non uscissimo dal programma, allora i timer scatterebbero tutti uno dopo l'altro. Ma dato che noi rimaniamo bloccati all'interno di quel while, e come abbiamo appunto, come vi raccontavo ieri nel video, i JavaScript non ama, diciamo così, essere bloccato, allora il nostro do while rende impossibile utilizzare con successo un tema, una qualunque evento asincrono, incluso il timeout. Quindi ecco perché nell'esercizio 3 bisogna rimpiazzare il do while, o il while, che è praticamente quello che, ripeto, mantiene sempre all'infinito, fino alla fine dell'esecuzione del programma, la call stack piena, con un set interval. Perché il set interval cosa fa? Simula, come comportamento nel nostro caso, un while, perché viene lanciato il menu ogni 500 millisecondi. Però la differenza è che ogni 500 millisecondi la call stack è vuota, perché c'è un attimo di pausa prima che riscadano i 500 millisecondi. E in quei 500 millisecondi
l'event loop fa tempo a far entrare i timer in questa call stack e quindi eseguirli. I timer scaduti in questa call stack, quindi eseguirli. Quindi quel set timeout serve soprattutto per l'esercizio 3, ma perché? Perché nell'esercizio 3 c'è questo set timeout. E il set timeout è asincrono e quindi non potrebbe funzionare diversamente. Questo risponde a... o rende ancora più confuso, non lo so, Alessandro e Mattia che avevate la stessa domanda. Alessandro dice sì, sì. Se è relativa a questa cosa, sì. Sì, buongiorno. Posso chiederglielo dal microfono così faccio prima? Sì, sì, anch'io faccio prima. Allora, la spiegazione, ok, adesso ho capito la parte riguardante la call stack. Non ho capito per una cosa, quindi noi andiamo a sostituire il ciclo do while con una funzione che poi richiamiamo come primo parametro nel set interval. Allora, voi nel do while praticamente stampavate il menu. Sì. E avevate lo switch, giusto? Sì. Sì. Ecco, voi nel set interval come prima funzione richiamate la stampa del menu e lo switch. Ok, quindi il do while viene rimosso, perché ovviamente... Il do while viene rimosso e rimpiazzato in un certo senso da set interval che lo emula. Ok, perché se invece facessi una funzione, per esempio la chiamassi ciclo, con all'interno il do while, il problema sarebbe di nuovo lo stesso, giusto? Certo, anche se giusto. Poi la funzione io la chiamassi dal set interval. Eh sì, perché poi a quel punto appena entri in quel do while, se quel do while non finisce in un tempo ragionevole ovviamente, se quel do while è pseudo infinito, diciamo che il nostro ciclo è infinito in quel laboratorio, nel senso sì. Che finisce quando finisce il programma. Sì. Diciamo che, chiamiamolo infinito, anche se probabilmente infinito non lo è. E se tu metti un ciclo infinito dello stesso tipo all'interno di una funzione è la stessa cosa, perché a quel punto JavaScript non riesce a eseguire nient'altro che non sia al di fuori di questo do while. Perché vado nuovamente a riempire la call stack, giusto? Esatto. Ok, va bene, chiarissimo, grazie mille. Niente. E vado avanti però in ordine di prenotazione, quindi Alberto... Sì, anche 3 domande. È normale che JavaScript consideri una data del tipo 1 gennaio 2020, 23, 59, 59 come 2 gennaio 2020? No. Non è normale. Però bisognerebbe vedere, esatto, no? Occhio a fuso orario, bisognerebbe vedere quella data, se quella che leggi da JavaScript, se quella che inserisci tu, in quale fuso orario la sta convertendo, eccetera. Perché se tu, per esempio, inserissi un 23.59.59, ma lui lo converte in un GMT più 2, in realtà tu stai inserendo, è come se avessi inserito il 2 gennaio 2020 all'1 del mattino. E quindi giustamente il 2 gennaio. Se nel mio programma inserisci un task, diciamo, se nella soluzione inserisci un task con una data ma senza ora, lui gli attacca 23.59.59 Z, se non ricordo male. Quindi UTC. Sì. Quindi se la data originale è 01.01.2020, dovrebbe mantenerla a 01.01.2020 23.59. E quando la devi eliminare, devi specificargli 01.01.2020, 23.59, 59 Z. Bisognerebbe forse vedere
cosa fai esattamente. Così, per cosa inserisci da input e quant'altro. Eh sì, più o meno, se è solo un'eguaglianza tra date, sì, perché nel momento in cui una data viene inserita senza ora, io nella mia soluzione gli aggiungo un'ora perché serve per l'esercizio 3, e quindi di conseguenza se tu rimuovi per data devi anche specificare l'ora, perché tutti i task senza ora hanno un'ora aggiunta. Se fai solo un'eguaglianza tra... appunto tra date, tra oggetti di tipo date. Sì, no, nella mia soluzione in effetti basta inserire solo la data, perché controlla solo anno, mese e giorno. Quindi dovrebbe funzionare anche inserendo solo la data. Perché in effetti l'ora viene esclusa. Quindi nella mia soluzione, inserendo 1 gennaio 2020, dovrebbe toglierla. Anche se il task ha scritto 1 gennaio 2020, 23:59. Però per rispondere in maniera più precisa a questa tua domanda bisognerebbe vedere il programma in esecuzione per capire se c'è qualche, non dico problema, però c'è qualche cosa che solo raccontandolo così sfugge. Per esempio il fuso orario, ecco, come diceva, suppongo, Matteo. Se per far vedere il mio output vuol dire condividere lo schermo, sì. Perché vorrei anche vedere l'input, non solo l'output. Magari attivo anche il microfono così mi può sentire. Io ho provato ad inserire ad esempio qua la data 5 aprile 2020 senza l'ora. Così poi l'ha aggiunto in automatico... Esatto. Così. Ma sempre 5 aprile 2020, non 6, quindi... Sì. Però poi dopo, se provo a rimuovere 5 aprile 2020, rimane. Io avevo provato a fare una stampa con GetEar e GetDay, e mi diceva che, ad esempio, la prima data che avevo inserito senza l'ora, che diventava delle 23:59:59, come GetDay mi stampava il giorno successivo. Quindi la deadline nel task ti stampava il 6, il giorno successivo? Sì. Il campo deadline nel task, non l'ora che hai inserito, non la data che hai inserito. Se facevo ad esempio task punto... Deadline punto get... Sì, punto get day, mi diceva, mi sembra, il giorno 6. Successivo. Perché infatti poi ho provato ad eliminarlo e poi è rimasto. Ho notato questa anomalia, non so. Perché questo è proprio il suo programma. Sì. Perché probabilmente la riconverte nel fuso orario attuale, quando fa quelle operazioni. Ok, perché invece poi se provavo ad inserire anche un'ora...
funzionava correttamente. Funzionava, certo. Sì. L'anomalia era soltanto... Scusa, prova a... intanto non controlla, quindi niente. Cioè, in realtà, se adesso inserisci l'ora, non rimuove il task, perché non fa un controllo sull'ora. In che senso? Se tu fai scelta 3, 2020, 04, 05, 23, 59, 59, non lo rimuove. Non lo so, posso provare. No, perché no, non dovrebbe, perché controlla solo data, giorno sì, e teoricamente sì. Mese, quindi lo ignora. Metti Z in fondo. Fai 4. No, invece adesso l'ho eliminato allora. No, lo elimina, ma non perché... Prova a inserirlo di nuovo. Un task a caso. È la Z che fa... Senza ora o con l'ora? Senza ora. Ok. Adesso devo stamparli. Ok, ora rimuovilo. Cioè, rimuovi... Ma metti le 10 del mattino, sempre Z. Così? Sì. Stampali. È sempre rimasto. Non ha senso. Se non controlla l'ora. No, non fai il confronto con l'ora nel codice. Giusto, controllo un po', apri un po', vai un no, po' il codice. Sì, non fai nel codice guardava solo... guarda solo mese, giorno l'anno, e anno. Il mese e il giorno, sì. Quindi non importa che ora li metti. Io pensavo fosse... Scusa, prova a rimuoverlo di nuovo. Metti solo la data però, sempre 3. 2020-04-05. Così? 4? Perché io avevo notato che con questo orario lo consideravo come se fosse appartenente al giorno successivo. Mi era sembrata un'anomalia. Perché se inserissi sì, sì, sì. Il 5 aprile 2020 con un'altra ora, poi dopo lo elimina correttamente. Oppure se invece adesso fai, anche prima l'hai eliminato correttamente, se invece togli, esatto, fai 2020-04-06? Ecco, forse così mi sembra che dovrebbe farlo. Ecco, così infatti lo elimina. Sì, c'è qualcosa che non va... Allora, a istinto direi bisogna fare un po' di debug, ma probabilmente c'è un errore da qualche parte, ma perché? Per due motivi. Primo perché date è un oggetto terribile, non bisognerebbe utilizzarlo, bisognerebbe utilizzare, come ho detto, moment, già, punto JS e cose così. E secondo, perché io questo pezzo l'ho provato prima di aver inserito le modifiche del laboratorio 3, quindi poi non ho ecco, riprovato, sì. Prima di aver inserito quel 2359, quindi lì funzionava, ma sì. Secondo me, a istinto, ma bisogna appunto verificarlo con un po' di debug, e quello che fa quando tu inserisci un'ora, tipo 2020-04-05, lui, quando fa questo get full year, get month, get day, lui li riconverte nel fuso orario attuale. E quindi il 23, 59, 59 riconvertiti nel fuso orario attuale sono le due, quasi le due del mattino del giorno dopo. E quindi quando tu inserisci 2020-04-06 la toglie, quando inserisci 2020-04-05-23-59-59 fa la stessa conversione nel fuso orario nostro e quindi la elimina per quello, perché anche deadline, questo get full year, get month, get day, probabilmente vengono convertiti nel fuso orario. Quindi 99 su 100 è un problema di fuso orario. Fai così, okay. Prova a togliere la Z. Ah, la Z quando inserisco il sì. Questa? Sì. Ah, ok. Adesso quindi dovrei di nuovo inserire tutto? Sì. Adesso non so perché si blocca il programma. Comunque, adesso poi provo a parte. Volevo farle solo un'ultima domanda. Sì. In questa funzione, come mai a set timeout abbiamo passato anche task? Non ho ben capito questo. Come ultimo parametro.
perché task non puoi passarlo alla function interna. Set and out ha una callback che ha task. Sì. E quindi quel task bisogna passarglielo. Perché avevo provato anche ad eliminare questo e funzionava lo stesso. Non ho capito. Funzionava solo eliminando questo task in fondo? No, anche eliminando questo task. Quindi quest'ultimo parametro non sembrava indispensabile. No, tu hai tolto quest'ultimo parametro e hai tolto anche task da dentro la funzione? Allora, le faccio vedere. Sì. Io ho messo solo così, senza passare task, qui in fondo. E funzionava. Sì, sì, perché il tuo new task... dove hai definito il tuo new task? Come hai definito questo new task? Qui. Hai definito lì e quindi set them out è inteso come let, quindi set them out accede a quella variabile lo stesso, anche se non gliela passi. Ah, ok. Quindi è solo, come dire, funziona uguale, cioè funziona lo stesso. Questo qui è un passaggio esplicito, non è caso in cui non... è un passaggio esplicito che conferma che dobbiamo passargli, passa davvero quella variabile. Invece, senza quel task in fondo, va a recuperare la variabile task se ha accesso. Se ha accesso la recupera, se non ha accesso ti dà undefined. E quindi con quell'ultima variabile ti assicuri che in ogni caso comunque gli passi la variabile. Però bene, in questo grazie. Caso, dato che task è definito anche nel mio, suppongo sia definito a livello... sì, per forza. No. Nel mio non è definito lì, è definito chissà dove. È qua. Ah, è definito. Questo. Era definito qui, su task. Ah, quindi subito prima. Sì. È uguale, sì, sì. È come il tuo new task. Ok, va bene. Ok, allora ho finito con le domande. Ok. Grazie. Niente, allora Matteo, suppongo Matteo sempre, sì. Sì, mi sente? Sì. Ok, io ho una domanda sempre, quella che avevo fatto su Telegram, sul come vengono mantenuti e cancellati questi timeout. Avendo visto la prima lezione, cioè se vuole condivido anche il codice perché io in realtà l'ho fatto un po' diverso. Poi ho visto la soluzione. Però cioè, in generale è che quei timeout vengono messi nella message queue e quindi continuano a esistere o... Beh, provo a condividere. Sì, quei timeout vengono... Alla fine vanno nel call stack, quindi continuano a esistere. Quando nel call stack ricominciano a esistere, in un certo senso, continuano a esistere. Mm-hmm. Allora. Ok. Ecco, io non ho usato ancora... le funzioni, ma facevo tutto nei case e appunto dopo l'acquisizione sì, facevo allora questo timeout di un timeout, che è quello che calcolavi. Sì. E praticamente ne creavo uno per ogni task acquisito. Mm-hmm. E cioè diciamo che il programma comunque anche mentre essendoci la set interval, anche mentre appunto si inserivano gli altri task, funzionava, nel senso che cancellavo poi quelli che erano scaduti. Perché queste autocancellazioni vengono poi messe nella message queue e caricate direttamente nello stack ogni volta? Ogni volta che scade il timer. Mm-hmm. E tutti i timer sono in parallelo perché... Non sono in parallelo. Cioè, però cioè, comunque vengono... Cioè il timer fa sempre la sua differenza di calcolo e toglie sempre quelli giusti. Cioè non aspetta che finisca il primo per calcolare gli altri o sì.
toglie quelli giusti perché toglie quello che viene prima, che scade prima il tempo. Fammi ricondividere il mio schermo, così abbiamo il disegno. Ok, sì. Stop. Allora, ritorniamo qua. Sì. Allora, tu hai il, qui, diciamo, facciamo finta che questo sia vuoto, abbia una sola riga che sia l'add description, adesso non so come lo chiamavi, l'add, l'add task, la creazione di un nuovo task, no? Sì. Giusto? Sì. Ok, dopo la creazione di un nuovo task, questo, si crea il nuovo task, viene chiamata la funzione setTimeout per quel task specifico, giusto? Sì. Dimmi, dimmi se ci sei, perché così... Sì, sì, sì. Okay. E quindi qui viene scritto set timeout. Sì. Quindi la call stack esegue il set timeout. Cosa vuol dire esegue il set timeout? Vuol dire che chiama la sua callback. Sì, ok, sì, sì, sì. La sua callback viene messa qui. E inizia. Viene messa qui con appeso un tempo che è il tempo del, del timeout. Facciamo finta sì. 2 minuti. Sì. Ok? Nel frattempo tu vai avanti col programma, quindi questo sta qua, no? 2 minuti qua. Mm-hmm. Nel frattempo tu vai avanti con il programma, dopo 30 secondi, quindi qui manca 1 minuto e 30, arrivi a un altro inserimento di task e quindi un'altra set timeout. Mm-hmm. Okay? Sì. Quest'altra set timeout avrà la sua callback che verrà messa qua. Verrà messa qui con un altro, data, con un altro momento di scadenza che sarà, facciamo finta, 30 secondi. Ok? Ok. Quindi tu in questo momento, dopo un minuto a questo punto, hai il primo, la prima callback del primo task che deve scadere dopo 1 minuto e 30, perché sono passate 30 secondi dall'inizio. E la seconda, che sarà sempre in quest'area, in questa immagina come una tabella, e la seconda che dovrà scadere dopo 30 secondi. Ok? Okay, ed entrambi sono due stanno... callback. Di... Questa immagina come fosse una... Non immaginarla così. Immagina come una tabella con... due con tante righe, no, quindi la prima riga ha la prima set timeout con la sua, con il suo timer, con il suo tempo rimanente, e una sì. seconda riga con il secondo set timeout con il suo tempo rimanente. Mm-hmm. Ok? E nello stack c'è la set interval. Nello stack ci sarà, cioè, il contenuto set interval, ogni tanto niente, perché set interval va avanti per esempio 500 millisecondi alla volta. Ok? Ok. Quindi in realtà set interval è un'altra cosa che mette un pezzo qui. Ok, ma facciamo sì, finta sì, per sì, sì, capirci okay. che non, stiamo, non stai facendo niente, stai guardando lo schermo. Mm-hmm. E, ok, che non c'è set interval, giusto per semplicità. Mm-hmm. Che il programma è lì in attesa che succeda qualcosa, quindi che questo stack sia vuoto. Sì. Quindi qui dicevamo, abbiamo due set timeout, uno che deve scadere dopo 1 minuto e mezzo, uno che deve scadere dopo 30 secondi. Okay. Siamo a questo stato, no? E qui non stiamo facendo niente, quindi questo è completamente vuoto. Anche questa è completamente vuota, è tutto vuoto. Ci sono solo questi due timeout che devono scadere. Allora, 1 minuto e mezzo, 30 secondi. Passano 30 secondi, il primo a quel punto ha ancora 1 minuto da fare, da passare. Il secondo ha finito il tempo, giusto? Sì, e viene messo. A quel punto viene messo qui, okay, in sì. cima a questa coda che è vuota. Perché abbiamo detto che non c'è niente. A quel punto l'event loop, lui gira sempre. A quel punto l'event loop al primo ciclo di processore che è in cui parte dice c'è qualcosa nel call stack? Noi abbiamo detto no, perché il call stack è vuoto. Okay. E quindi dice c'è qualcosa nella message queue? Oh sì, c'è qualcosa nella message queue. C'è il secondo timeout che è andato a finire qui. E quindi questo viene rimesso nella call stack ed eseguito. Mm-hmm. Quindi quella arrow function, quella callback, viene eseguita. Quindi viene cancellato il task. Dopo tabella... un altro minuto, quest'altro esatto. viene spostato qua e viene fatto qui, quindi anche il secondo task viene cancellato. E quella tabella appunto lì in alto a destra che cioè, permette appunto di fare queste cose in parallelo è come fosse un heap, più o meno. Nel senso che comunque tutti i timer, come dire, scorrono. E ognuno andrà nella message queue quando
E più come, so che sia un IP, non credo che sia un IP tecnicamente. No, nel senso, però, nel senso che le cose che si allocano rimangono. Sì. Cioè, questo volevo, ok. Sì, sì, sì. Mm-hmm. Va bene. E quindi appunto sì, c'è l'alternanza tra, nel nostro caso appunto, di nuovo ritornando al set interval, c'è l'alternanza appunto tra il set interval e i timer che scadono, e quindi poi i nostri task vengono eliminati ogni tanto quando... Sì, perché appunto se noi ci mettiamo dentro il set interval, cosa succede? Che noi qui abbiamo per esempio i due timeout di prima, più... qui abbiamo quindi set interval con una scadenza di 500 millisecondi, quindi il corpo di set interval viene messo qui, esatto. E dopo mezzo secondo viene spostato qui, e dato che la costa è che vuota, perché se l'intervallo è l'unica cosa che gira, e gira una volta ogni 500 millisecondi, e viene eseguito il corpo di set interval. Appena tu premi 4 per stampare tutto, la costa è che vuota, e un altro set interval che è qui, un'altra callback di set interval che è qui, dopo altro mezzo secondo viene spostata nella message queue. E quindi questa alternanza tra i timeout e i set interval vengono poi a un certo punto messi qui. Invece il tuo timer non scadrà esattamente magari 30 secondi dopo, infatti, magari esatto. C'è un set interval, quindi magari scadrà 30.5 secondi dopo e qualche ciclo di CPU, per sì, dire, questa cosa l'ho vista. Sì. E dicevo che invece tutti gli altri task, o meglio l'array che contiene tutti gli altri task, sono proprio lì a sinistra nella vera e propria memory heap, giusto? Esatto. Sì. Ok. Sì, sì, diciamo che questo è l'engine. Quindi tutta la parte, diciamo, sincrona, quindi fino all'esercizio 2 compreso, era questo come se non esistesse, perché era vuoto. Quando abbiamo aggiunto l'esercizio 3, abbiamo iniziato a usare questa parte qua, che fa parte dell'execution environment, quindi nel nostro caso fa parte di Node. Sì. Perché set timeout è una funzione, così come set interval, sono funzioni di Node, non sono funzioni di JavaScript. Volevo anche che mi chiarisse un attimo su questa cosa, perché non ho ben capito quando lo dicevo, anche adesso, cioè che cosa... Cioè posso usarle con JavaScript, ma in realtà sono di Node? Sono funzioni... Comunque di uno specifico... Sono... Allora, JavaScript ha i suoi metodi, le sue funzioni, i suoi oggetti, no? Object, mm-hmm. toString, non so cos'altro abbiamo usato, sort, l'abbiamo usato da qualche parte... Sì. Sì, sì. Console.log, sto guardando se c'è qualcos'altro, splice, no? Quello è tutto, is a number, cioè nella mia soluzione, date, quelle sono tutte cose di JavaScript. Sì. Del linguaggio. Okay. E tu JavaScript lo usi in un browser, lo usi dentro Node, lo usi, non so se esiste un altro execution environment diverso da un browser da Node, ma mettiamo che ci fosse, quello continuano a funzionare e devono funzionare in quel modo. Sono standard indipendentemente da dove lo usi. Ok. Poi noi qui abbiamo aggiunto, prima di parlare di Node, la readline sync come una libreria aggiuntiva. Sì, giusto? Sì. Questa libreria aggiuntiva ha aggiunto le sue funzioni, ci ha messo a disposizione le sue funzioni, tipo question, okay. Tipo clear, no, tipo question. Suppongo che abbiamo usato solo question, vero? Beh, io nella soluzione ho usato anche key in y sì, script, sì, okay. Però sì, diciamo sì. Che ha aggiunto question. L'execution environment di Java, quindi questa parte qui è JavaScript, normata, standard. Deve essere implementata per forza in questo modo e deve funzionare in questo modo. L'event loop è definito dallo standard JavaScript, ma non è implementato da JavaScript, è implementato dall'execution environment. L'execution environment può, e tipicamente lo fa, aggiungere i suoi metodi, le sue funzioni, che sono specifiche del contesto in cui funziona, in cui vive. Esattamente come la readline sync ci ha aggiunto question, gli execution environment ci aggiungono altri metodi. Sì, quindi cioè, le vede come fosse una libreria? Comunque sono scritte... Non è proprio una libreria, diciamo che concettualmente è un po' come se noi usassimo i moduli, le funzioni di una libreria. Però in pratica fanno parte dell'execution environment, nel senso che tu non installi niente in più una volta che hai installato Node sul computer. Ok. Okay? Quindi la differenza è che, per esempio, set interval...
o setMout sono moduli di node, sono funzioni di node, sono funzioni dell'execution environment che capita che siano disponibili anche nei browser. E mm-hmm. capita che abbiano la stessa sintassi anche nel browser. Sì, sì, sì. La lettura di un file da file system, che forse c'è in qualche slide come esempio, non ricordo, sì, sì. o la sì, redline, che c'è mm-hmm. subito dopo, che c'è qua, sì. questa è una funzione di node, dell'execution sì. environment, che i browser non hanno, perché i browser non hanno una console da leggere riga per riga. La lettura da file è una cosa che Node.js ha, perché Node.js come execution environment è pensato per girare su un computer, con un file system, eccetera. In un browser non hai la lettura da file, hai l'accesso a rete, per esempio. Hai tutte queste cose, hai queste prime due, queste due cose qui sono propri del browser, non esistono in Node. L'onload e l'onclick sono eventi propri del sono i event handler in realtà propri del browser, non esistono in Node. Quindi questi sono offerti dall'execution environment. Ok. E praticamente, quindi sì, in certo senso è come se fosse una grossa libreria che hai gratis da poter utilizzare. Perché comunque la sintassi con cui la usiamo è di JavaScript, però poi quello che certo. va a eseguire, quello che va a eseguire è una cosa dell'ambiente. Esattamente di... come la question ha la sintassi di JavaScript, però l'hai presa dalla headline sync. Ok, però poi è l'ambiente di esecuzione che definisce come, non c'entra esatto. più JavaScript. Okay. Esatto, non è standard, quindi tu non è standard, la differenza è quella, no? È sempre il linguaggio JavaScript, sempre programmazione in JavaScript, sempre funzioni che funzionano in JavaScript, ma non sono definite da JavaScript come linguaggio di programmazione per sé, sono funzioni aggiuntive che l'execution environment possono o non possono avere. Okay. Ripeto, in questo caso il setMout esiste sia l'abbiamo usato, per esempio il setMout e setInterval l'abbiamo usati perché esistono praticamente identici come... chiamata, come invocazione, sia nel browser che in Node. Mm-hmm. Quindi, perché? Perché si sono guardati l'un l'altro e hanno detto sì, sì, beh, chiaramente. Facciamolo uguale, ecco. Però esatto. è come dire, un caso, compatibile. No? Poteva anche sì, essere, sì, sì. Esatto, proprio con la stessa sintassi. Poi sotto magari fanno cose diverse, cioè sono implementati internamente in maniera anche magari lievemente diversa. Però la sintassi mm-hmm. è la stessa, c'è una callback, c'è un tempo, puoi passare un eventuale parametro alla callback. Mm-hmm. Più o meno anche le cose che realizzano poi sono le stesse. Sì, sì, sempre un semout, è sempre un interval, esatto. Okay. Sì, sì. No? E anche come funziona è sempre lo stesso, c'è sempre l'event loop, c'è sempre la message queue, eccetera, eccetera, eccetera. Però hanno le cose, hanno poi altre cose che sono invece specifiche proprie del proprio execution environment. Sì. Quindi sì, in JavaScript c'è questo pezzo in più rispetto agli altri linguaggi che probabilmente conoscete, che è questo execution environment. Esatto, è l'ambiente in cui okay. il linguaggio di programmazione funziona. Esatto. Okay. E in un certo senso, io non so però bene cosa avete fatto voi tipo in Java, in un certo senso potrebbe essere, qual è la differenza sostanziale? Che i linguaggi di programmazione che avete visto finora, che suppongo siano C e Java e qualcuno Python, giusto? Sì, yes, sì. Sono pensati, nascono per il computer. Mm-hmm. Nascono lì e muoiono lì, nel senso che non sono pensati per andare a funzionare da altre parti. Sì, la loro esecuzione. Sono pensati per il computer o per i server. Mm-hmm. Se lo vuoi utilizzare, per esempio Java, per il web, ti prendi un framework, ti prendi la Java Enterprise Edition, ti prendi okay. Spring, che aggiunge tutta una serie di funzionalità server-side a Java. Okay? Sì, 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 adesso ho capito. Se vuoi usarlo all'interno di un browser, diciamo che non puoi. L'execution sì. environment ti dà un ambiente in cui contenere JavaScript e quindi utilizzarlo in differenti contesti. Nel server usiamo Node come execution environment, sul computer usiamo Node come execution environment, poi per fare la parte server side
la parte server del web useremo anche noi un framework, che però non è un framework che fa tutto quello che fa la Java Enterprise Edition o Spring, o è una cosa molto più leggera in un certo senso. Perché? Perché l'execution environment ci mette a disposizione qualcosina che ci facilita quello. E dopodiché possiamo anche usare un client. Possiamo anche, esistono ormai framework che utilizzano l'engine per e un loro execution environment, o comunque derivano l'execution environment di Node o del browser per fare applicazioni mobile native scritte in JavaScript. Perché questo execution environment è un qualcosa in più che ti dà un environment appunto di esecuzione di JavaScript, che appunto può avere delle differenze tra una cosa e l'altra, perché appunto puoi usarlo all'interno di un browser che è un ambiente infinitamente diverso in tutti i sensi da quello che puoi fare su un computer con un sistema operativo. Infatti appunto sto iniziando a capirlo, a intuirlo, quindi sì, adesso ho capito abbastanza bene perché c'era questa cosa, ok? Grazie, allora. Okay. Sì, io non ho altre domande. Ero curioso su quella cosa che ha fatto vedere Alberto sulla data, se poi, cioè nel senso, come mai la get, o comunque come si riesce a risolvere che la get adesso appena power... o lui debugga o io dopo debuggo per capire, perché Alberto non c'è più. Ok, però... Io credo che sia appunto un problema solo di conversione di fuso orario, nel senso che quella get full year, get month, get date, siccome converto nel fuso orario locale. E quindi mettendo un orario in UTC di 23:59:59, lui quando va a convertire lo converte in GMT più 2 e quindi va avanti di un giorno. Mentre se metti una data normale, non avendo l'ora, lui assume l'ora per la cancellazione, noi mettendo una data, non avendo l'ora, lui assume l'ora 00:00:00, quindi anche spostandolo 2 ore in avanti rimane comunque nella stessa giornata. Però bisogna provare a leggere la documentazione di get full year, perché non me lo ricordo più, e get full year, get month and get day, e provare a debuggare per vedere se è davvero così. Sì, quindi non basta neanche comunque convertirle tutte e due le cose che confrontiamo alla stessa UTC, perché poi all'interno Se all'interno viene convertito nel fuso orario è un problema. Qualche... Si potrebbe quasi più inserire, però si potrebbe inserire quando la data viene inserita, se si toglie la Z, viene inserito nel tuo fuso orario, quindi viene inserito 2 ore prima, quindi quando viene riconvertito 2 ore dopo per funzionare. Quindi una prima soluzione è togliere quella Z. L'altra soluzione sarebbe non usare date, ma ai fini di quel laboratorio, che era per farvi impratichire con JavaScript, non mi sembrava il caso di tirare dentro Moment.js, visto che c'era già la redline sync, c'erano già i timeout, c'era già set interval, c'era già un sacco di cose da capire, da gestire. Non mi sembrava il caso di aggiungere un'altra libreria esterna. Ok, va bene, grazie. Niente. C'è Andrea che ha alzato la mano. È normale avere un errore di timeout overflow nella funzione timeout quando si inseriscono scadenze troppo lontano. L'ho già letto su Telegram, poi ho visto che avete, se siete voi, che poi avete spostato la conversazione da un'altra parte. E se si inseriscono scadenze troppo lontano, nel senso che magari fra 10 anni, potrebbe. Se si inseriscono scadenze il giorno dopo o 2 giorni dopo, non è tanto normale. Questo è troppo lontano o quanto sono lontano? Un paio di mesi. Allora, bisognerebbe controllare, ma
se non ricordo male, e funziona tutto. Come funziona tutto? Ah, infatti. Sì, perché sei 200.000 anni? No, solo 200. Solo 200 anni. Dal 2020 al 2220. Solo 200 anni, senza 1.000. Però non importa. E in teoria, di nuovo, se vogliamo possiamo controllare, ma timeout dovrebbe essere contenuto su 32 bit. Quindi un numero 32 bit e un paio di mesi mi sembrano poco, troppo pochi. Anche fossero su 16 bit, mettiamo che dipenda da macchina a macchina, un paio di mesi sono troppo poco lo stesso. Quindi mi sembra strano. Dopodiché, sì, mi sembra strano. È possibile vedere cosa fai, Andrea? No, no, ma puoi condividere il codice dello schermo? O essendo sul fisso non è neanche quello, sì, dovrebbe funzionare, no? Se la rete è abbastanza... Questa sembra la mia soluzione. Sì, meeting control. Devi andare su meeting control per accedere alla chat. L'altro, quello. Ok, scrivigli piuttosto. Scrivi un attimo, se è un sì, scrivi sì. Questo è il mio programma o il tuo? Sembra il mio. Ok, vai. Sì, ovviamente sì e fa uscire tutto, quindi... però lanciamolo senza debug. Vai su run e fai... No, no, vai su run in menu. No, l'altro, quello lì, sì. Tanto il debug non ci serve in questo momento. Col trattino. Vabbè, è uguale in realtà, però metti il trattino così. Ok. Aprile, maggio, giugno, luglio, agosto. Come fa a non entrare in un 32 bit? Ma scusami, torna un po' su nel terminale. No, no, vai un po' su, per favore. Nel terminale. Qui sotto, nell'output. Scrolla verso l'alto. Ancora. Lì. Come fa a non entrare in un 32 bit quel numero così piccolo? Sì, quella riga lì che converte in epoch. Sì, quella di, però è piccolo quel numero per non stare su 32 bit. Se tu guardi i numeri, vabbè, se dopo guardi i numeri che Matteo ha messo in chat, e dove solo funziona, sono 3, 6, 9, sono 7.000 miliardi di differenza. Tu hai 3. 3, tu hai 11 miliardi, quindi se il suo numero sta su 32 bit non vedo perché il tuo non infatti non può non stare su 32 bit, sai, in integer. Questo è Windows cosa? 10, giusto?
hai cancellato, vabbè, ma poi hai cancellato un pezzo del programma, quindi rimetti a posto. 32 bit o 64? Processore normale tipo Intel o AMD o tipo un ARM? Giusto per... è un fisso, quindi non può essere, cioè, un po', non credo sia un ARM, no? E hai solo un fisso da provare o hai per caso anche un portatile dove hai provato? Solo per curiosità. Proverò, ok. Mi incolli per favore quell'errore in chat da terminale, così vedo se per caso qualcuno da qualche parte si è... E stai usando Node su Windows o Node su VSL? Ok. Node 10. Punte, scusami, 12. L'ultimo, quello che dovevi installare, sì. Ok. Se mi incolli l'errore nel terminale, vediamo se c'è qualcosa, magari un baco su certi... Sì, poi il fatto che temate duration viene settata a 1, infatti funziona perché lo metta a 1. Va bene. Allora, poi controllo e se c'è qualche modifica da fare. Tu sei su Telegram anche? Sì, allora Massimo ti scrivo qualcosa su Telegram. Prego. Altre domande? Sì, Alessandro. Ok. Mi fai vedere dov'è il ciclo, diciamo, chiamiamolo ciclo. Quindi, non capisco neanche io, a parte che manca un riga 84 non può funzionare perché ti manca un menu davanti un menu davanti alla riga 67. Ti manca un let menu uguale set interval alla riga 67. Ma al di là di quello, che tanto tu eri sul caso 1, quindi non è un grosso problema. Trim toglie gli spazi davanti e dietro una stringa. Sì. Sì, se uno inserisse 2020 trattino qualcosa, trattino giorno, spazio, e toglie gli spazi, o prima spazio 2020, toglie gli spazi all'inizio e alla fine di ogni stringa, e l'ho aggiunto non tanto per correggere l'ora da tastiera, perché poi l'oggetto date alla riga 30 sarebbe capace a convertirlo lo stesso, perché se uno ha aggiunto uno spazio prima o dopo e poi io controllo se date include uno spazio, perché cerco, uso lo spazio come indicatore
in questo appunto trucchettino, indicatore per capire se c'è un'ora oppure no. Allora, se c'è uno spazio prima della data, dopo la data, qui non entra e quindi mi va avanti e non aggiunge, non aggiunge l'ora. Quindi mi assicuro che gli spazi spuri non ci siano. Se non ci fosse questo if di riga 27, probabilmente non, cioè il trim non servirebbe. È solo un controllo ulteriore per essere proprio sicuri che qui si entra solo se non c'è una data. Certo, perché lo spazio non è in fondo. Il trim toglie solo gli spazi all'inizio e alla fine della stringa. Ok. Non quelli in mezzo, non toglie tutti gli spazi, toglie solo spazi prima e dopo. E trim esiste anche, per esempio, in Java, eh? C'è proprio un metodo che si chiama trim che fa la stessa cosa, che vale per le stringhe. E... Allora, però, torniamo un attimino al problema, all'altro problema. Torni giù, per favore, poi andiamo anche su aggiungi task, ma torna giù su questo. Allora, c'è set interval, c'è stampa menu, poi c'è... Poi c'è poi c'è lo switch, il case, l'aggiungi task e il break. E array task è definito lì sotto. Ok. Andiamo sopra nell'aggiungi task. No, sto guardando se in chat c'era qualcosa di pertinente al tuo problema, ma direi di no. Però mi sembra tutto giusto, cioè tutto così a prima vista non vedo problemi. Se non il fatto che sarebbe forse stato meglio... Puoi andare su, per favore? Sarebbe forse stato meglio passare l'array di task, visto che sennò gli fa fare hoisting un pochino, perché questo arrow task in cui fa push nella riga 32, tu l'hai definito nella riga 80, nella riga, esatto, nella riga 66. Mettiamolo prima, o lo metti prima o lo passi come variabile ad aggiungi task, che sarebbe quasi meglio, invece di usare una variabile globale. Dopodiché non è un problema, perché tanto... Perché tanto fa hosting. Quindi... Me lo provo a passare come variabile, invece che... Puoi anche lasciarlo lì, ma passalo come variabile, ad aggiungi task e a... No, chiamalo hard task, sennò devi ridefinirlo dappertutto. Ok? E anche ovviamente nelle invocazioni.
Ok. Questo è sempre Windows con... Sì. Però fai una... Allora, torniamo un attimino giù, però poi ti chiedo di fare una prova, perché non vorrei che... Allora, però qui è giusto, cioè nel senso... Non... La mia soluzione funziona, giusto per... Non ho provato. Guarda, è molto simile alla tua, cioè questo pezzo quantomeno è molto simile alla tua, quindi non... Ok. Non vedo evidenti differenze. Se no che io non vorrei fare main. No, sai cosa? Prima di fare debug, facciamo una prova diversa. O provo a fare una prova diversa. La metti in una cartella senza una lettera accentata, per favore. O senza, cioè, tipo sul desktop. Ecco. O solo in diale, senza università. Copia l'intera cartella, ti conviene. Copia la cartella S1, chiudi Visual Studio Code, copia la cartella S1 sul desktop o anche solo in D. Ecco. Non vorrei che... Perché con qualcun altro avevamo avuto qualche problema di lettere accentate, spazi nel... soprattutto le lettere accentate nel percorso. Perché sono tutti linguaggi di programmazione pensati in inglese e quindi... Le lettere accentate a volte non gli piacciono, o Visual Studio Code non gli piace, ma facciamo questo tentativo. Perché poi mi sembra corretto tutto, quindi non vedo per quale... È anche identico al mio, cioè, tutto sommato è identico al... simile al mio, quindi non vedo... Ma che? Sembra che non faccia quel set and out. Se la cosa set interval non funziona per qualche motivo. Sì, prova a vedere se la mia soluzione funziona, perché se la mia soluzione funziona e la tua no, ci sarà un qualcosa di veramente piccolo e banale lì in mezzo. Fai una cosa però prima, prova a mettere una domanda nella red line question, quella riga 69. Poi vediamo se qualcun altro... Non c'è nessuna mano alzata, eh? Sì, una cosa qualunque. Mi fai vedere tipo... Cos'è? Nella add... Perché non arriva neanche a chiederti la data, si interrompe prima. Vedi? Inserisci tipo poi si interrompe. Non chiede neanche date. Quindi il problema è lì, in questo tipo. O nella riga dopo di date, ma... Tipo sarebbe privato, no? Giusto, sì. Sì. Quindi il problema in realtà è lì. Perché vedi, ti chiede descrizione task, ti chiede urgenza, ti chiede tipo e poi non va avanti su date e si interrompe brutalmente lì. Quindi il problema è su quel let T. O sulla riga dopo, adesso... Giustamente. Vai avanti di uno. Ok, vai avanti di uno e si interrompe. Quindi quel date.
Ah, Redline 5, certo. Eccoli. Redline, ok. Perfetto. L'hai chiamato, vi chiamato la variabile nel mondo. Così adesso va. No, non è vero. Avanti un pezzo, diciamo così. Boh, controlla che non ci sia qualche red line che invece dovrebbe essere red line sync o cose del genere. Perché adesso qui va avanti, quindi c'è un problema dopo da qualche parte. Ok, vediamo se qualcun altro ha qualche domanda. Poi prova anche col mio e vedi se per caso il mio va. Ok, altre domande? Sì, Mattia. Il link sull'event loop che c'è lasciato sulle slide. Quello Philip Roberts Visualizer? Mi sente? Sì. Sì, sulla slide 6 che spiega l'event loop, Ah. poi aveva lasciato il link YouTube se voleva sapere qualcosa di più. Ho provato ad aprirlo, però mi dice che la pagina mi dà un errore 404, che non, tipo quando cancellano le pagine. Perché per qualche motivo quando incolli il link si incollano due spazi dopo il link. Perché? Non lo so, perché non ci sono nel link vero e proprio, ma apri. Ma io l'aprivo direttamente dal link che c'ha. Sì, infatti. A me adesso in PowerPoint quantomeno dal link va. Fammi provare dal PDF, così. Perché io dal PDF non ho francamente provato. Slide 6, vero? Sì. A me va da PDF, quindi non so se sia. Vabbè, sarà un problema solo mio. Vabbè, In ogni comunque. caso, quando lo apri, guarda l'URL. Se magari converte il punto di domanda in qualcosa di Ah, forse strano, sì. di Se mi aggiungo rimette, cioè, deve essere percentage. watch, sì, però il browser dovrebbe essere capace a fare quella conversione dal codice, diciamo, al punto di domanda vero e proprio. È lecito usarlo invece del Ok. punto di domanda. Quindi, che sistema operativo stai usando? E che browser? Browser sto usando, no, il sistema operativo Windows 10, Home, e browser è o Chrome. Dovrebbe avere, adesso non l'ho provato con Chrome, però. Se vuole provo con Firefox, che tanto ce l'ho comodo. No, anche con Firefox, non me lo apre. Prova, se ricapita, prova a copiare il link così com'è e incollarlo nel browser, che invece di Sì, se lo schiacciarci copio e sopra. incollo come fosse lettera per lettera, sì. Ok, adesso funziona. E poi volevo chiederle, invece nella slide 7, che parla delle API. Cosa sono le API? Cosa significa API o cosa sono le API in generale? E cosa significa e cosa sono? Perché, ok, è lo spazio che contiene le primitive.
come le callback, per esempio se time out. Ok, allora però... sì, sì, io devo per scontato che voi sapeste cosa significa API, ma era uno scontato sbagliato, non è il problema. Allora, innanzitutto quello è chiamato API. Aspetta un attimo. Sì. Che sto cercando di far rifunzionare l'altra cuffia. Ok. Allora, quello è chiamato API, ma potremmo anche chiamarlo event table, message table, perché alla fine quello che più ci rappresenta è, in questo caso, nel nostro caso, è più questa sorta di tabella. E questa immagine che ho preso da questo sito, che c'è sotto nel link, lo chiama API primitive, quindi io ho mantenuto il nome, perché lui lo usa sia come table, quindi per rappresentare cosa funziona, sia per rappresentare che l'engine accede all'API. L'API, stando per Application Programming Interface, sono delle funzioni, essenzialmente. È un'interfaccia per i programmatori verso un'applicazione. Quindi sono qualcosa che un programma, un software, un framework, una libreria espone verso l'esterno. Quindi in un certo senso, per esempio, la readline.question, question fa parte dell'API di readline. Questo va bene come definizione breve o... Sì, ok, quindi sono, è come dire, è un set di funzioni e procedure che io come applicazione espongo verso l'esterno, tipicamente espongo verso l'esterno. È un'interfaccia verso un sistema, verso un software. Perché quindi io... che chiamate posso fare, che richieste posso fare, come le posso fare. In genere sono anche documentate nel senso di come le posso fare, cosa mi ritornano, fanno anche parte della documentazione, in parte. Perché mi era capitato anche che un software per un sito web mi chiedesse delle API, quindi mi chiedeva praticamente di importargli delle funzioni. Dipende cosa ti chiedeva in particolare. Delle API dice... legate a Google Maps. Ti chiedeva le API key, magari. Forse sì. Probabile. Google Maps ha delle API, che sono le funzioni che tu puoi chiamare, o le richieste HTTP. Adesso, voi avete fatto... Voi state facendo adesso reti, vero? Sì. Reti 1. Sì. Abbiamo iniziato... C'è reti 1, sì. Sì. E fate HTTP? Sì, il protocollo HTTP l'abbiamo iniziato. Perfetto. Quindi i metodi HTTP avete un'idea di cosa siano? Sì, sì. Ok. Quindi anche Google Maps può avere delle funzioni se voi scaricate la sua, diciamo, libreria, no? Il suo SDK. L'SDK di Google Maps in JavaScript vi permette di usare le funzioni di Google Maps in JavaScript. Ma Google Maps ha anche delle API sotto forma di chiamate HTTP. Quindi se voi dal vostro programma o dal browser fate una get all'indirizzo maps.google.com/qualcosa/positions/qualcos'altro, secondo una certa sintassi, una certa struttura della URL, Google Maps ti risponde qualcosa. Allora, questa sintassi di questa URL, che cosa devi mandargli e che cosa ti aspetti come risposta, fa parte della documentazione delle API. Le API si usano anche in questo senso, quindi non solo funzioni specifiche del linguaggio di programmazione, ma anche, per esempio, chiamate HTTP. Okay. Allora, quello che Google Maps ti chiede, perché non tutti usano Google Maps indiscriminatamente, è un API key. Cioè di registrarti come sviluppatore al sito di Google e lui ti dà una chiave, un codice alfanumerico, che usi come chiave per accedere alle sue API HTTP.
sia che tu faccia chiamate HTTP dirette, sia che tu usi la sua libreria, che poi alla fine sotto sotto fa queste chiamate HTTP dirette ai server di Google, perché alla fine Google Maps non te lo scarichi sul tuo computer, ma è sui server, certo, di Google. Sì, sì, sì. Ok, va bene. Alla fine sta libreria, alla fine. Quindi sono, diciamo così, sono funzioni o comunque metodi, chiamate, procedure che tu puoi seguire. Ok. Va bene, grazie mille. Quindi, in un certo senso, Setemout è un API che l'execution environment mette a disposizione. Perché è una funzione messa a disposizione dall'execution environment. Sul link delle slide che non funziona, copiatelo e incollatelo per ora, nel senso che il link è corretto. Sì, no, alla fine l'ho risolto, perché se faccio apri link direttamente dalle slide, al posto di watch, slash watch, punto di domanda V, mi inserisce un'altra cosa, un %3F. Se io cambio il %3F con il punto di domanda, funziona. Quindi. Che però è la codifica del punto di domanda, secondo me, il %3F. Però mi dà pagina mancante che non riesco a trovare. Sì, certo. Il %3F. Sì, sì, il punto di domanda è %3F. Ti dà la codifica URL. Poi perché YouTube non gli piaccia il %3F invece del punto di domanda, non lo so. Sì, non gli piace, vuole punto di domanda. Vabbè, perché probabilmente PowerPoint converte questi caratteri nel formato, perché per %3F sarebbe più corretto utilizzare un URL per %3F invece del punto di domanda. Dopodiché YouTube non... perché tanto alla fine è la stessa cosa, è la codifica del punto di domanda. Però YouTube non gli piace, non fa questa conversione. Si aspetta un punto di domanda vero e proprio, non gli basta il %3F. Speriamo di non incollare più link con caratteri particolari tipo punto di domanda, cose così, se ci sono e non funzionano, incollateli direttamente da copia e incolla. Sì, tanto è testo. Ok, grazie mille ancora. Altre domande? Sì, Matteo. Buongiorno, sempre io. Io ho fatto un po' di prove con il set timeout, che il problema sostanzialmente, sto parlando del problema che diceva Andrea prima. Sì. Però credo sia un problema reale, nel senso che anche a me fa la stessa cosa. E in effetti io parlavo, a ragione, io mi ero confuso e parlavo dell'oggetto date, quelli erano i millisecondi per date, però per set interval, che ha anche senso, o set timeout, che ha anche più senso, in effetti i bit che si, cioè il numero di che tu puoi mettere come numero di millisecondi che attende è quello di un intero, e quindi oltre tipo 24 giorni, adesso ho fatto la conversione, oltre 24 giorni il task non può essere automaticamente cancellato, perché è proprio una cosa di, penso, di JavaScript. Che, cioè, appunto, che ha senso. Perché... environment. Sì, ecco, ok. Perché, cioè, comunque, è come se noi mettessimo un timer per un numero di giorni oltre ai 30. E quindi, cioè, ad esempio, se noi mettiamo 2 alla 31-1, quel 2 milioni... Sì, sì, sì. Oltre, in effetti non funziona, io non avevo fatto questo test. Ad esempio, se solo mettiamo la data di oggi spostata a maggio, in effetti già non... Sì, sì, perché fa 20, cosa sono, 24 giorni e qualcosa? 24 giorni e 8? Sì. Più o meno? Esatto. 24 giorni.
E quindi non so come, cioè non si è può una risolvere. Limitazione di 7 mount che è fatto così. Ok. Cioè. E okay. C'è, per esempio, dovrebbe esserci, per esempio, adesso no, il node magari adesso, come dire, vorrebbe dire che tu comunque tieni acceso un programma per 24 giorni. No, infatti, sicuramente. Però cioè, io immagino che non so. Sì, magari in un server può servire. Allora, se fosse dentro un browser. Sì, esatto, comunque mai in un più, sito. Lo tieni aperto, no? Un sito per 24 giorni. Se fosse dentro il browser. Qualcosa tiene... che gira, cioè ci deve essere, sì. Verrà salvato no, in un'altra. Se tu lo tieni in un server, sì, posso essere d'accordo. Quindi se lo scrivi in Node, sì. Non è escluso, direi, che ci sia... Ci può essere qualche alternativa. Ci sia qualche funzione. Cioè, sicuramente a noi non, però era curioso. A noi non, esatto, non è che interessi in maniera particolare, no? Però che ci sia qualche funzione un pochino più furba del... Cioè, se uno deve mantenere un qualcosa in esecuzione, un processo di background per più di 25 giorni, non può usare, di 24 giorni, non può usare set timeout. Sì. Oppure deve resettare il timeout ogni 24 giorni, no? E sì, cioè, sì, appena sì. Scade, se non è ancora passato, farlo rischedularlo per finché non passa o usare altri metodi, magari c'è qualche timer, qualche sì, cosa forse... che va, che non usa l'intero come per memorizzare il numero, ma usa magari un floating point, quindi o un big int che è stato aggiunto recentemente nel core di JavaScript e quindi e quindi risolve. Quindi sì, l'errore di Andrea era un errore lecito. Solo che io non ho mai messo, penso che nessuno avesse mai provato a mettere un timeout di più di 24 giorni perché poi il programma non lo cancellava ed è difficile che tu tieni il computer acceso con quel programma aperto per 24 giorni. Noi in realtà avevo provato, ma in effetti prima di fare questa autocancellazione, quindi non me ne ero accorto, non avevo più fatto certo. I test, però c'è in effetti reale questo. Sì, è un limite di set timeout che accettando solo un intero, su 32 bit consegno. E più di 24.8 giorni non va avanti a fare un timeout. Ok, invece per la questione del link non avevo ascoltato bene prima con Mattia, ma era lo stesso di cui parlavo io? O... Sì, no, era un altro, però era lo stesso problema di cui parlavi tu su Telegram. E infatti, nel senso che il punto di domanda è, nel suo caso YouTube, e il punto di domanda viene convertito in %3f che è il codice relativo al punto di domanda, però per qualche motivo YouTube non fa la conversione da %3f indietro al punto di domanda, vuole proprio il punto di domanda vero e proprio nell'URL. E quindi la soluzione, appunto, dal mio punto di vista, cioè da PowerPoint funziona, se lo esporto in PDF, non più. Non lo porto su Windows, ma sicuramente cliccando viene riconvertito dal PDF o da cosa usate per leggere i PDF? Acrobat. Ecco. Sì, ma adesso non più, comunque. Sumatra PDF. Ecco, e anche l'altra persona usa Sumatra PDF? Non lo so, non credo che penso sia Acrobat. Ma in realtà, cioè, quello che perché vedo io... Io il browser Acrobat, quindi Acrobat non dovrebbe avere questo problema. Dipende da ok. Io uso Chrome e ad esempio nel link che dicevo Philip Roberts purtroppo perché lì sono caratteri speciali giusto? Sì, la cosa è la stessa, cioè non importa che sia YouTube, comunque vengono, ci sono quei caratteri speciali in mezzo. Il problema è che qui giustamente cioè, c'è un link che è collegato a delle parole non alla scritta e quindi puoi trovare perché quello più semplice. Sì, esatto. Sì. E quindi in quel caso io lì... Io in genere cioè... evito di... Cioè io in genere nelle slide preferisco sempre mettere il link intero, proprio, anche per questo motivo, no? Perché è possibile copiarlo. Solo che questo di Philip Robert Visualizer è lunghissimo, come hai visto, una volta che l'hai aperto, e quindi non si riesce a... Cioè, perché? Perché c'è un punto di domanda anche qui. Mm-hmm. Sì, ma appunto lo riscontravo anche in altri momenti, ad altre parti, per cui sì. Cioè, non capisco perché poi non venga riconosciuto, riconvertito. Infatti Mattia mi dice, se uso Acrobat o Book dell'iPad funziona correttamente. Ah, ok. Perché allora... è il lettore PDF che...
cioè il PDF è roba di Adobe, è pseudo è uno standard de facto, nel senso che non è standard, ma è Adobe che l'ha definito e lo definisce, e ognuno lo, ci sono però parti di questa definizione del PDF che sono aperte a interpretazioni, e non tutti i lettori di PDF implementano tutto. Acrobat ovviamente implementa tutto, e quello che deve fare come PDF nel modo, diciamo, corretto, diciamo così. E gli altri implementano tutto insieme. Probabilmente il browser e Sumatra sui link fanno questa conversione, che è corretta in realtà, questa conversione dei caratteri speciali nel loro codice relativo, però poi quando si riapre un browser questa conversione indietro per qualche motivo non funziona, perché appunto YouTube si aspetta un punto di domanda, non il codice corrispondente al punto di domanda, o questo sito di questo signore magari è codificato che ci sia proprio il punto di domanda e non fa la conversione al contrario, per esempio. Sì, sì, perché appunto anche con altri caratteri, il percento, comunque... Il percento, il punto esclamativo, hanno tutti questo problema, tutti i caratteri speciali. Spero che se altri ragazzi hanno domande dicano qualcosa, perché non vorrei occupare tutto. Comunque, poi vabbè, c'era una cosa in realtà nella slide 19, dove c'è la spiegazione delle promise, cioè diciamo multiple con l'array. È una cosa appunto forse della prima lezione, nel senso che manca forse una parentesi dopo la row function, dopo la freccia, però ci aveva detto che potevamo evitarle. Non manca. No, ok, manca, però se noi le togliamo anche l'ultima, cioè in realtà io ho visto che mi dava un problema, perché con console log immagino che non restituisca nulla. Ah, perché manca per graffe. Sì, però se noi ad esempio mettessimo 3 o qualsiasi altra cosa funziona. Sì. Perché appunto ci aveva detto che possiamo togliere se c'è un valore, cioè anziché usare parentesi graffa return il valore, possiamo togliere tutta questa cosa e mettere il valore diretto. Manca return, direi. Invece con console log praticamente non... Sì. Cioè, devo metterle per forza. Sì, o il return. Era questo che non si possono comunque togliere. O il return. Cioè se le parentesi graffe non sono... Allora, quando è su un'unica riga, se non si mettono né le parentesi graffe né il return, ritorna l'oggetto indicato su quella riga. Ok? Sì. In questo caso console.log non credo ritorni niente di significativo, e quindi ci vogliono le parentesi graffe. Mm-hmm. Ok. Sì. Perché il return console.log non credo che abbia nessun senso, e quindi cioè, o si lascia senza parentesi e si mette return esplicito, ma in questo caso non risolve il problema, perché diventerebbe return console.log, oppure sì, credo ci vogliono in tutte e due, anche nel catch, le parentesi graffe. Sì. Ah, ok, sì. Sì, in effetti, sotto uguale, non lo segnalava più. Sì, avevo provato, ma anche questa era sfuggita, perfetto. Va bene, allora io sono a posto. Grazie. Niente. Altre domande? Nessun'altra domanda? Datemi solo un segno che non avete altre domande, così se non c'è nessuno che ha domande possiamo anche terminare, anche perché essendo registrato, registrare 10 minuti di silenzio non è... Un sì, un no, da qualcuno che non ha ancora parlato, perché suppongo che gli altri...
Io non ho domande. Ok, poi c'è qualcuno che non ci fa sapere la sua opinione, ma non importa. E fatemi, ok, fatemi chiedere io una cosa a voi. E, due, avete vorreste avere anche, o vi servono, i video, diciamo, offline, non su YouTube? O non importa, perché tanto li guardereste lo stesso su YouTube? Sì, file dei video. Ok, no, magari c'era qualcuno che aveva limitato accesso a internet e allora guardarsi, magari stare attaccato a internet per un'ora rispetto a scaricarli e guardarsi tutte le volte che voleva e poteva cambiare qualcosa. Però se non cambia nulla, a voi sette quantomeno che siete qui, e per me neanche. Io li ho ovviamente, quindi se, perché prima di caricarli su YouTube ovviamente li registro, quindi ho anche la versione offline. Diciamo così, quindi se per caso a un certo punto ci fosse questa esigenza, basta che voi o chi per voi che magari ascolterà questo video successivamente lo dica e li mettiamo in una cartella condivisa da qualche parte e così ognuno può scaricarseli e guardarseli offline in maniera cioè proprio asincrona. E questa è la prima domanda. La seconda domanda in realtà era un'osservazione, come ho scritto ieri nella mail, giusto per ricordarvi, per dirvelo di nuovo, e la settimana prossima non c'è lezione, perché è il venerdì di Pasqua. Non lo chiedo su Telegram, se qualcuno guarda il video, come dovrebbe, e poi sente la domanda, se vuole può chiederlo. Dicevo, come ho scritto nella mail, venerdì prossimo non c'è lezione, quindi non caricherò video, e non ci saranno di conseguenza neanche laboratori, non ci sarà neanche questa sessione di discussione venerdì. Se voi avete qualche domanda impellente o comunque qualcosa di che magari guardando i video di ieri vi viene in mente e non volete aspettare due settimane, chiedete pure via Telegram o via mail in settimana, e piuttosto è capitato in settimana, mi sembra questa settimana, con qualcuno, con un vostro collega, di fare una consulenza, diciamo, online ad hoc. Quindi se ci fosse qualche altra domanda che non si può risolvere via mail o via Telegram, perché è troppo lunga, perché è più facile spiegarlo con un disegno, vedendo il codice, eccetera, possiamo eventualmente, sapendolo, anche fare una cosa, diciamo una consulenza online prima ovviamente di venerdì, per esempio martedì o mercoledì. E l'altra cosa è che io in queste, diciamo, vacanze di Pasqua cercherò anche di scrivere e di pubblicarvi, diciamo prima di far due venerdì, il testo del progetto. Così che venerdì prossimo, far due venerdì o far tre, se ci fossero domande, chiarimenti, eccetera, possiamo farle, possiamo chiarire eventuali punti bui e darlo poi per consolidato, diciamo, intorno a tra la metà e la fine d'aprile, darlo per consolidato e iniziare a lavorare. Io non ho altro da dirvi, se voi nel frattempo non sono venuti in mente domande, vi auguro un buon fine settimana per quanto possibile e anche buona Pasqua se non ci sentiamo più prima di allora. E buona giornata a tutti.